Se l'Italia è leader nella produzione di tabacco all'interno dell'Unione Europea con oltre un quarto della produzione complessiva sviluppata su 18.000 ettari, molto lo deve alla produzione della provincia di Arezzo ed in particolare della Val Tiberina. Di questo si è parlato in un convegno a Sansepolcro che ha visto la regia di Coldiretti dal titolo Kentucky Val Tiberina, il racconto perfetto di una filiera tutta italiana. Non impiega tantissimi ettari, sono circa un migliaio gli ettari della Val Tiberina occupati, impegnati a tabacco, ma comunque è un prodotto di alta qualità, perché ricordiamocelo sempre, è per la fascia del sigaro toscano, la produzione viene fatta fondamentalmente qui e quindi è importante che noi rimarchiamo all'interno della filiera e valorizziamo sempre di più un comparto del settore agroalimentare, ma del settore economico di questa vallata, importantissimo e strategico. Quindi per la Val Tiberina insomma è ormai appunto un settore fondamentale, però come è cambiato il rapporto proprio anche con questo territorio? Beh, è un territorio che sicuramente interagisce molto, ha bisogno di avere il rispetto di tutto, della sostenibilità, prima di tutto della sostenibilità ambientale, e si sta lavorando anche per riuscire a rendere attiva, proattiva anche la sostenibilità economica. Una reputazione sicuramente diversa da qualche anno fa, una reputazione di un imprenditore che riesce a mettere in campo una produzione con rispetto di disciplinari, con rispetto di quelle che sono le buone pratiche agricole, ma soprattutto anche le buone pratiche del lavoro, e riesce anche a strutturare dei rapporti diversi col mercato. Non sono più i rapporti tradizionali di un tempo, oggi c'è un rapporto diverso tra l'impresa tabacchicola e la manifattura e la multinazionale addirittura in alcuni casi, e quindi questo può lasciar ben sperare in quelle che possono essere approcci con una maggiore prevedibilità dei rischi e una maggiore sostenibilità anche di quello che è l'andamento dei prezzi e l'andamento del rapporto economico. Nei giorni scorsi è stata firmata l'intesa programmatica tra Ministero delle Politiche Agricole e Philip Morris Italia per la valorizzazione della filiera del tabacco nazionale. Un accordo importante per garantire stabilità e futuro al lavoro degli agricoltori impegnati in una coltivazione profondamente radicata, ma anche per l'economia e l'occupazione. Credo che oggi l'agricoltore in generale, ma soprattutto certi prodotti di nicchia come rappresenta il Kentucky qui nella Val Tiberina, devono capire che l'Unione fa la forza, quindi anche per andare poi a contrattare con l'interlocutore finale, con il compratore, ci vuole di costituire una struttura che crei una massa critica per poter avere poi dei poteri contrattuali, quindi è una filiera secondo me ancora da costruire, su cui c'è tanto da fare, ma è un prodotto di pregio e quindi bisogna lavorarci.